Ciao, ripartiamo dalla scimmietta di base che ci serve semplicemente a capire alcuni degli elementi principali. La volta scorsa abbiamo notato che un oggetto Grease Pencil può avere dei livelli che dividono il disegno in alcune parti e in altre, e se andiamo in Edit Mode premendo Tab oppure utilizzando questo menu a discesa oppure premendo Ctrl Tab e selezionando una delle modalità da questo Pie menu, possiamo andare per esempio appunto in Edit Mode e selezionare alcune parti del disegno e cambiarle. La selezione delle parti del disegno è qui, esattamente come per le mesh che sono costituite da vertici, facce e edge. Un disegno Grease Pencil è costituito da punti che sono del tutto equivalenti ai vertici di una mesh, che sono quelli che abbiamo spostato l'altra volta, e le linee che collegano i punti tra di loro, che sono gli stroke, che in inglese significa colpo di penna, diciamo tratto di penna, tratto. Quindi qui posso selezionare i punti, vedete, select only points, oppure posso selezionare tutto un intero stroke. Quindi se uso questa modalità di selezione, vedete che è venuto in arancione in questo momento questo segno perché avevo già un vertice selezionato lì. Potrei selezionare un altro di questi segni, quindi per esempio questo, e spostarlo con la G, per esempio, un po' più avanti, esattamente come in una mesh posso andare a spostare i vertici e le facce di una mesh. Quindi, come vedete, questo cerchietto era il bianco dell'occhio, lo posso selezionare e spostare e scopro quindi che il disegno è costituito da elementi diversi, li sto spostando appositamente perché si possano notare. Questi disegni si trovano comunque su dei livelli separati, ma siccome io, quindi potete notare per esempio che il bianco, diciamo il bianco color crema qui dell'occhio, questa particolare ellisse, si trova nel livello Fills, e mentre invece il sopracciglio e quest'altra linea dell'occhio si trovano nel livello Lines, ma non importa, nel momento in cui io li vedo entrambi, posso manipolarli entrambi, ovviamente posso anche scalarli, posso ruotarli e così via. Quando esco dalla modalità Edit, ho finito la modifica e l'oggetto è, diciamo, costituito in questa sua nuova forma. Da questo punto di vista non cambia niente rispetto a una mesh. L'unica cosa appunto è che in una mesh ho vertici, edge e facce e in un disegno Grease Pencil ho punti e stroke. Questa terza modalità di selezione mi permette di selezionare solo una parte di stroke prima che si incroci con un'altra. Comunque vedremo in questo momento possiamo tranquillamente parlarne più avanti. Notate anche che in Edit Mode i tool qua giù cambiano, quindi mentre in Object Mode avevo a disposizione certe cose, in Edit Mode ne ho a disposizione altre e anche questo è del tutto simile alle altre situazioni in Blender. Torniamo un attimo alle proprietà dell'oggetto e oltre ad avere Location, Rotation e Scale che abbiamo visto nella prima lezione, ho anche altre possibilità. Alcune di queste voci sono le solite, quindi ho per esempio relations con i parent, vedremo come si possono utilizzare, le collection alle quali appartiene. Esistono delle voci, un po' una voce in particolare qui è use lights sotto visibility, della quale possiamo discutere anche subito. Fino ad adesso noi ci trovavamo in questa modalità di viewport, quindi la modalità solid mode. Sapete che esiste la modalità di preview dei materiali ed è già cambiata la scena e la modalità renderizzata di render preview finale. E notate che adesso i colori sono completamente cambiati, sono molto più scuri. Quindi, mentre qui credevo di avere un certo tipo di colore, quando vado nel risultato finale lo vedo così. E questo succede quindi anche in rendering. Quindi, se io andassi render image, faccio un render e vedete i colori sono scuri esattamente come nel render preview, quindi è corretto. Tra l'altro è inquadrato dall'alto perché la mia telecamera si trova qui. Sapete in Blender che potete entrare e uscire dalla vista della telecamera. Eccola qua, la telecamera. Volendo potrei avvicinarla e tornare nella vista della telecamera. Posso ancora spostarmi anche da dentro la vista della telecamera, anche in questo modo. Comunque della telecamera parleremo, ma è scuro.
Perché in questo momento la scena reagisce alle luci. Quindi, per esempio, siccome quassù ho una luce, potrei pensare con la G di spostare la luce vicino al mio oggetto Grease Pencil e vedete che si sta illuminando. Quindi reagisce alla posizione della luce. Questo è un comportamento che di default è così, però potrei non volere. A questo serve la caratteristica dell'oggetto Grease Pencil Use Lights. Se la disattivo da qui, l'oggetto Grease Pencil non reagisce più alle luci, ma è del tutto neutro, diciamo, e quindi se io avrò scelto un certo tipo di colore per il materiale, sarà sempre rispettato indipendentemente dalle luci. Potrei anche cancellare la luce di scena e non averla. Annullo il cancellamento della luce, la ripristino. Quindi un intero oggetto Grease Pencil può avere questa possibilità di togliere o mettere Use Lights. Notate anche che fa proprio una piccola sfumatura, si vede in questo momento che la luce, essendo in alto, l'oggetto Grease Pencil ha questa leggera sfumatura. Notate anche che non esiste alcuna ombra, quindi è una luce, diciamo, un po' finta, perché questo rimane comunque un disegno bidimensionale. E quindi questa caratteristica di solito di Use Lights la vogliamo disabilitata in genere. È possibile anche disabilitarla layer per layer, quindi il singolo layer ha la possibilità di avere la spunta Use Lights, quindi potrei toglierla a layer lines oppure potrei toglierla a layer fills e quindi disabilitare questa caratteristica di Grease Pencil di cambiare colore in base alla posizione della luce. Grazie e alla prossima!